Ciao a tutti e bentornati su Igienista Mentale, io sono sempre Francesca, scusate la voce un po' nasale, purtroppo anche io ho preso l'influenza di stagione, niente Covid, ma ahimè può capitare anche ai migliori. Oggi volevo parlarvi di un argomento che mi sta moltissimo a cuore e con cui praticamente ho a che fare tutti i giorni nel mio lavoro, che è il fumo. Sappiamo che fumare fa malissimo in generale al nostro corpo, al nostro organismo, ma ha anche un sacco di effetti collaterali sulla salute orale. Voglio vederli insieme a voi uno per uno perché molte persone magari non se ne accorgono, non se ne accorgono troppo tardi, e voglio farvi capire quali sono i segnali che dà il fumo appunto sulla salute orale. Innanzitutto c'è da dire che il fumo fa moltissimi danni. Il primo danno in particolare, diciamo il primo segnale che vediamo sui denti, sono appunto le macchie. Le macchie da fumo sono super differenti da quelle da tè o da caffè, sono infatti, oltre che brutte da vedere, sono anche molto difficili da togliere, sia con l'igiene orale a casa ma anche con l'igiene professionale, perché penetrano proprio all'interno del dente. Tra l'altro la nicotina e la combustione tendono proprio a penetrare all'interno dello smalto del dente, rendendolo nel tempo più giallo, e questa cosa si può risolvere solamente facendo degli sbiancamenti per andare di nuovo a schiarire lo smalto, e a volte penetrano talmente in profondità che neanche lo sbiancamento riesce più a togliere, diciamo, queste macchie. Il secondo danno che fa alla bocca il fumo è la perdita dei denti. Diciamo che la perdita dei denti parte sempre da un problema gengivale ed è proprio qui che il fumo agisce, ci maschera quelli che sono i problemi gengivali. La nicotina in particolare è un vasocostrittore, quindi non fa sanguinare la gengiva, e questo per noi è una gravissima mancanza di un campanello d'allarme che ci fa dire che c'è un'infiammazione gengivale e quindi una possibile perdita dei denti di conseguenza. E purtroppo il fumo va a mascherare quelli che sono di solito i problemi gengivali di questo tipo, e quindi mentre vediamo che la nostra gengiva non sanguina pensiamo che sia tutto a posto, in realtà la malattia sta lavorando a livello dell'osso e l'osso tende a riassorbirsi, dando poi in futuro parodontito, comunque perdita degli elementi dentari. Il terzo problema che sostanzialmente dal fumo, e questo lo sentiamo in tutti i fumatori, è la litosi per diversi motivi. Innanzitutto il tabacco, o comunque gli ingredienti contenuti all'interno dei prodotti a base di tabacco, vanno a dare quello che è il caratteristico odore penetrando nei tessuti della mucosa orale. Secondo motivo è che il fumo tende a cambiare la flora batterica orale, privilegiando chiaramente della flora batterica che dà proprio questo problema di alitosi. Infine va a seccare la bocca, seccando la bocca e togliendo salivazione. Come abbiamo già detto in un altro video, la saliva ci aiuta a eliminare questi prodotti sulfurei che sono responsabili dell'alitosi. Togliendo salivazione chiaramente avremmo molto di più questo problema. Quindi è inutile spazzolare, usare il filo interdentale, mille colluttori, mangiare i 150 chewing gum al giorno. Se siamo fumatori tentiamo magari di andare a coprire questo odore sgradevole, ma in realtà non si riesce. Ovviamente bisognerebbe sempre agire alla causa. Quarto problema, in assoluto il più serio, e ci tengo veramente a fare informazioni su questo punto, è il cancro orale. È un bruttissimo argomento, ma bisogna parlarne, perché il fumo nei soggetti predisposti tende proprio a causare un'alterazione delle cellule dei tessuti, e questo lo fa la combustione, lo fa la nicotina, lo fa il calore, lo fanno tutti gli ingredienti che fanno parte dei prodotti a base di tabacco, e purtroppo iniziano con delle lesioni all'interno delle mucose che difficilmente vengono diagnosticate dagli stessi dentisti o igienisti dentali, perché spesso e volentieri è molto difficile captare questi segnali, o meglio, quando si captano di solito è troppo tardi, cioè il cancro è già in una fase troppo avanzata. Quindi è importantissimo andare a fare dei controlli dal dentista, dall'igienista dentale. Andate spessissimo a fare controlli igieni se siete fumatori, perché sicuramente andiamo a ridurre un pochettino il rischio di andare incontro a questa patologia, o comunque il rischio di andare oltre, di arrivare troppo tardi a diagnosticare questa patologia. Ma la cosa che si può fare in assoluto, che sarebbe la cosa migliore, è assolutamente smettere di fumare, perché veramente purtroppo queste patologie vengono diagnosticate troppo tardi. Quindi l'ideale è sempre appunto agire alla causa, smettiamo di fumare, che è in assoluto la cosa migliore. E quindi se sono a casa, no? Se sono paziente, come faccio a capire se il fumo sta già danneggiando i miei denti, se già sto avendo dei problemi? La prima cosa da guardare innanzitutto è il colore della gengiva.
Se la gengiva non è rosa corallo, ma di un rosa pallido, questo è perché sta cambiando la vascolarizzazione nei tessuti, la circolazione non è più quella corretta e quindi la gengiva diventa più pallida. In secondo luogo, il sanguinamento. Se la gengiva è pallida e magari passo il filo interdentale e dopo che non l'ho passato per un mese e la gengiva non sanguina, non è che devo fare festa, anzi in questo caso mi devo preoccupare perché, come dicevamo prima, la nicotina è un vasocostrittore. Quindi le gengive tenderanno a non sanguinare, anche se in realtà c'è il problema. Attenzione, non voglio dire che se sanguinano le gengive è un bene, ma nei casi dei forti fumatori, non veder sanguinare una gengiva vi sto dicendo che non è un buon segnale. Vuol dire che comunque la vascolarizzazione dei tessuti è cambiata e non sanguinano, non perché le gengive stanno bene, ma proprio perché c'è un problema di circolazione. Infine, il problema più evidente, che si vede però già quando c'è una perdita di tessuto più importante, quindi se c'è recessione gengivale, se non sapete cos'è la recessione vi mando a vedere un video che ho fatto tempo fa, o comunque perdita di tessuto tra un dente e l'altro. Se vediamo gli spazi tra un dente e l'altro, qui abbiamo già perso del tessuto e sì, siamo già in uno stadio avanzato, quindi andare assolutamente dal dentista a fare un controllo e chiedere se si può fare qualcosa, non per ripristinare perché ormai non si può più fare, ma almeno per bloccare il problema che si sta creando parodontale. E la cosa migliore in assoluto da fare è chiaramente cessare il fumo, smettere assolutamente di fumare, che non può che causare problemi in generale ma anche alla vostra salute orale. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, seguitemi sul canale Instagram l'igienista mentale e noi ci vediamo al prossimo video.